bentornati alla nostra rubrica Il saluto al sole e gli asana che lo compongono. In questa nuova puntata vedremo la prima posizione della sequenza, la vedremo in maniera dettagliata ed è di estrema importanza perché dà veramente le basi per creare una stabilità del corpo che sia funzionale non soltanto alla pratica ma anche alla vita di tutti i giorni. Sto parlando della posizione della montagna, di Tadasana. Per ottimizzare ulteriormente gli effetti di questa posizione andremo a vedere più da vicino un'azione che ben si presta con questa posizione, che è quella di Padabandha. E Padabandha, cioè il sigillo dei piedi, è un'azione che ci permette di attivare le piante dei piedi, gli archi plantari e di conseguenza andare ad attivare tutta la muscolatura delle gambe fino al pavimento pelvico. Questo ci dona una grande stabilità e ovviamente ha degli effetti benefici anche a livello non soltanto psicologico, perché veramente ci radica a terra, ma anche da un punto di vista fisiologico, in quanto va ad aumentare, comunque va a migliorare la circolazione, anche quella linfatica, un effetto drenante, elimina le tossine, quindi ha tanti effetti benefici e soprattutto ci dà una sensazione di radicamento davvero profonda. Quindi combinando Padabandha con Tadasana avremo una visione corretta della prima posizione, Tadasana, che poi ovviamente prevede anche un'apertura del petto, un allineamento di tutto il corpo, quindi veramente impariamo a stare in piedi in posizione retta, ma con una consapevolezza nuova. Non mi resta che augurarvi una buona visione e soprattutto una buona pratica. Ciao! In posizione eretta, con i talloni sotto le anche e piedi paralleli tra loro, porto l'attenzione alle piante dei piedi. Osservo il peso di tutto il corpo che si scarica su di esse. Porto sulla stessa linea caviglie, anche e spalle. Per distendere il tratto cervicale, porto la fronte leggermente indietro, il mento leggermente in basso verso la fossetta clavicolare. Torno alle piante dei piedi. Sollevo le dita. E poi le rilasso, cercando di allargarle. Premo con le piante dei piedi a terra, in particolar modo spingendo sui talloni e sui cuscinetti delle dita, sotto gli alluci e sotto i mignoli. Continuando a spingere con i piedi, ruoto internamente le gambe ed ecco che abbiamo eseguito Padabandha. Contemporaneamente, spingo il coccige verso il basso per allungare il tratto lombare e attivo gli addominali. Portando l'attenzione al torace, ruoto le spalle prima in alto, poi indietro, lasciando che le scapole si avvicinino tra loro, e poi lascio cadere le spalle verso il basso. Le scapole restano vicine tra loro, ma le spalle sono rilassate, cadono verso il suolo. Questo mi permette di aprire il torace, azione che favorisco immaginando di portare lo sterno verso il cielo. Tale azione, tuttavia, non deve far inarcare la parte lombare, che continua a restare allungata grazie al coccige che spinge verso il suolo. I palmi sono rivolti in avanti. Posso anche aprire le dita e spingere le braccia verso il basso per favorire ulteriormente l'apertura del petto. Con tutto il corpo attivo, dai piedi alle gambe, alle braccia, al torace, mi osservo mentre seguo la posizione e ne prendo consapevolezza. Grazie, arrivederci al prossimo video.